Diciamo che oggi in questa giornata facciamo un cambio, se non, direi un cambio di gestione di una pista che è già stata inaugurata un paio di anni fa e che è dedicata in particolare ai ragazzini, ai bambini che si vogliono approcciare a uno sport che è bellissimo e che è quello del cross. Per i bambini questo è come un parco giochi, diciamo, perché permette loro di svolgere questa attività con grande divertimento sotto la supervisione di persone capaci di insegnare un'attività che è importante sì, ma va attenzionata molto per la salute dei ragazzi. E qui ci sono tante persone con dei ruoli che sono in grado di affrontare tutti i temi di questo sport. Devo dire che a Tavuglia ormai siamo diciamo conosciuti per attività motoristiche e questo ci fa sicuramente molto piacere. C'è un grande fermento qui, ci sono molti giovani, ci sono tante ragazze, tante anche giovani donne e questo mi fa particolarmente piacere. Devo dire che è una giornata molto bella all'insegna dello sport e soprattutto dell'aggregazione, dell'inclusione, tutte belle parole che ultimamente sfuggono dalla realtà, però in questo caso vengono concretizzate. Io devo ringraziare moltissimo due soci del motoclub che sono Davide Cecchini e Stefano Dini che ci hanno dato la possibilità di riprendere questa pista che era stata dismessa, così da poter fare in modo che i ragazzini innanzitutto si avvicinino al motociclismo in maniera sicura, anche perché qui all'interno di questa pista si può girare solo con la tessera sport della Federazione Italiana Motociclistica e quindi con tutte le assicurazioni e le cautele della situazione. E anche perché appunto così togliamo anche i ragazzini, secondo me, dal mezzo alla strada. Tutto il progetto del Junior Camp è nato dalla passione che abbiamo per questo sport, il motocross, e per dare la possibilità a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport, soprattutto i ragazzini, di poter girare in un circuito, chiamiamolo semplice, senza tanti ostacoli, pericoli, nella massima sicurezza. Il circuito lo abbiamo fatto omologare, quindi è stato riconosciuto sia dal CONI che dalla Federazione, ed è riconosciuto come circuito di quinto livello per allenamenti. Vediamo già questa mattina tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di andare in pista. Sì, si sono alzati alle 7:30 per essere qui alle 11, perciò sono molto propensi a usare questa cosa. Sì, gli piace molto perché diciamo, risulta semplice, per loro imparano e noi li seguiamo diciamo, nel loro sviluppo di crescita di andare in moto e li seguiamo fin quanto possiamo. Diciamo. Devo dire che ormai da diversi anni come Regione Marche abbiamo approvato appunto questa legge che individua la Regione Marche come un territorio dove occorre valorizzare e promuovere la cultura motoristica. A fianco a questo devo dire che inaugurazioni come quella di questa mattina di una vera e propria pista legata soprattutto ai più giovani devo dire che è un bel segnale. I ragazzi devono imparare che per poter come dire, andare forte o provare certe brezze non lo devono fare su strada ma lo devono fare su piste come queste. Voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Tavuglia perché qui siamo all'interno del comune di Tavuglia ma soprattutto il motoclub Benelli di Pesaro che attraverso una serie di giovani di loro iscritti hanno deciso di gestire questa pista, quindi come gestione diciamo che dipende dal motoclub Benelli, sarà solamente per le persone che sono iscritte alla federazione che quindi avranno, coloro che andranno a girare avranno anche una copertura assicurativa.